Lo sapevate? Lo sviluppo di Super Mario Maker 2 è iniziato prima del lancio della Switch. È probabile che il progetto sia iniziato all'incirca nel periodo in cui è stato ultimato il porting di Mario Maker per Nintendo 3DS. L'obiettivo di Super Mario Maker 2 era di costruire qualcosa di migliore basandosi sul primo capitolo, includendo delle feature molto richieste nel primo. La cosa è sottolineata anche dal nome in codice del progetto, ovvero Slopes, che in italiano significa pendii, una delle feature che era stata più richiesta nel primo Super Mario Maker. Nintendo ha persino basato il loro primo trailer del gioco sui pendii. Il producer del gioco, Takashi Tezuka, ha dichiarato: "Sapevamo fin dall'inizio che avremmo voluto realizzare un secondo capitolo e che ci saremmo concentrati sul fare di più rispetto al primo. Per noi, quelle idee divennero poi il creare nuovi stili per il gioco, nuove parti per i livelli e nuovi oggetti da utilizzare nella creazione dei livelli. O ancora, nuove modalità per far contenti tutti, come la modalità storia." Tezuka inoltre ha dichiarato che la Assist Mode di Luigi, attivabile dopo essere morti due volte nella modalità storia, non è stata aggiunta semplicemente per aiutare i principianti a completare il gioco. Tezuka ha dichiarato: "Questo è un gioco basato sulla creazione. Quindi ho pensato che sarebbe stato divertente includere un minimo di creazione, anche quando si gioca a un livello. E quindi abbiamo pensato di aggiungere questa modalità." Inoltre, Tezuka ha confessato a Game Informer che i livelli creati dagli utenti di Mario Maker influenzeranno i processi di level design di Nintendo per i prossimi giochi di Mario. Super Mario Maker 2 comprende molti nuovi ambienti per i livelli, ovvero il deserto, la tondra, la foresta ed il cielo, ed ognuno di questi comprende un nuovo arrangiamento creato da Koji Kondo. Questi nuovi arrangiamenti però non sono del tutto nuovi. Lo Sky Team, dello stile di Super Mario Bros., usa parti di una traccia chiamata Nei Mentri da Versus Super Mario Bros., gioco arcade del 1986. Lo Sky Team, inoltre, utilizza varie note del Super Mario Bros. Ground Team, traccia utilizzata in Super Smash Bros. Brawl, e composta sempre da Koji Kondo. Parte del team nevoso utilizzato nello stile di Super Mario World fa inoltre riferimento alla traccia Snow Mountain Team di Mario 64. Inizialmente, Nintendo ha provato ad implementare lo stile di Super Mario 3D World in modo che fosse compatibile con tutti gli altri stili. Dopo poco, però, gli sviluppatori si sono resi conto che era necessario renderlo uno stile a sé stante, se volevano che mantenesse il feeling di Super Mario 3D World. Un'altra cosa interessante da notare è che una delle prime versioni dello stile 3D World utilizzava le musiche di Mario 3 come sottofondo. La musica è probabilmente stata utilizzata come semplice placeholder, ma ciò lascia intendere che gli sviluppatori abbiano utilizzato lo stile di Mario 3 come base per quello di 3D World. Il team di sviluppo ha anche considerato di aggiungere l'auto di Bowser come veicolo nello stile 3D World, ma hanno optato infine per l'auto dei Koopa Troopa. Questo perché ricreare l'auto di Bowser all'interno del gioco sarebbe stato molto difficile. La modalità storia di Mario Maker 2 comprende inoltre delle feature inutilizzate, o meglio, non utilizzabili. Se il giocatore utilizza dei trucchi per rimuovere i muri invisibili presenti nell'hub world della modalità storia e salta giù, il gioco riprodurrà la transizione che viene utilizzata quando si perde una vita. L'animazione ricorda molto anche quella che appare in Super Mario Odyssey, quando si cade in un burrone. Si tratta probabilmente di una precauzione inserita dagli sviluppatori nel caso in cui i giocatori fossero erroneamente riusciti a superare le barriere, atta a resettare il gioco. Ciononostante, potrebbe essere un rimasuglio dei vecchi giochi di Mario, visto che l'hub world della modalità storia sembra essere stato sviluppato con lo stesso motore grafico. Il gioco comprende inoltre dei contenuti non normalmente visibili dal giocatore, come i cubi metallici. Questi ultimi servono ad impedire al giocatore di saltare su delle spine poste nel punto più alto di una mappa. Purtroppo però sono visibili solo nello stile di Super Mario 3D World, visto che in questo stile la telecamera sale leggermente un po' più in alto rispetto agli stili 2D, permettendo di vederli. Questi blocchi sono presenti anche in tutti gli altri stili, ma in quel caso possono essere visti solo hackerando la telecamera. Super Mario Maker 2 comprende molti nuovi nemici, incluso il Sole Malvagio, usato originariamente in Mario Bros. 3. Sorprendentemente, il Sole Malvagio sarebbe dovuto apparire anche nel primo Mario Maker, ma è rimasto inutilizzato. All'interno del gioco vi sono infatti vari file che riportano la parola Sun, sole in inglese. Il nome di questi file suggerisce inoltre che sarebbe stato utilizzabile negli stili di Mario 3, Mario World e New Super Mario Bros. Ogni stile di gioco comprende inoltre due file per lui, indicando che probabilmente avrebbe avuto due forme, come molti altri oggetti. Nonostante il primo Super Mario Maker desse moltissima importanza agli Amiibo, il secondo capitolo non li supporta nemmeno.
Questo è probabilmente dovuto alle scarse vendite degli Amiibo, in calo dopo il picco di vendite avvenuto nelle feste natalizie del 2015. I costumi in generale sono stati rimossi, assieme al fungo punto interrogativo, che trasformava Mario in un costume a caso. Mario Maker 2 non comprende nemmeno il fungo strano, che trasformava Mario in una sua versione più slanciata. Ciononostante, Mario strano è ancora presente, ma come easter egg. Se si bussa più volte ad una porta teletrasporto, lo si vedrà apparire in una di varie versioni. E parlando di easter egg, questa è solo la punta dell'iceberg. Il terzo livello della modalità storia si chiama Hello 3D World. Non solo si tratta di una citazione a 3D World, ma è una citazione al test di programmazione più famoso al mondo. Lo scopo del programma Hello World è quello di dimostrare le capacità di sintassi di un certo linguaggio di programmazione. La sua unica funzione è quella di mostrare la frase Hello, virgola, world, punto esclamativo. Altra cosa interessante, nella versione giapponese il nome del livello è stato mantenuto in inglese. Questo è un riferimento al fatto che anche i giapponesi programmano in inglese. Esistono varie citazioni nascoste nei nomi degli autori dei livelli nella modalità storia. Andando oltre gli ovvi e semplici riferimenti ai personaggi del mondo di Mario, si possono trovare dei nomi legati anche ad altri franchise della Nintendo. I nomi Agente 1 ed Agente 2 fanno riferimento a Stella e Marina, dal primo Splatoon per Wii U. Non solo le descrizioni dei livelli ricordano il loro modo di parlare, ma i nomi Agente 1 ed Agente 2 sono gli pseudonimi usati da loro stesse nel primo capitolo di Splatoon. Inoltre, gli autori Celebrity MC e Celebrity DJ nella versione inglese sono dei riferimenti ad Alga e Nori da Splatoon 2. Nell'espansione Octo di Splatoon 2, Alga utilizza il nome MC Princess nella chat di Nori. E allo stesso modo, sempre nella Octo Expansion, Nori utilizza il nome DJ Hyper Fresh. Super Mario Maker 2 è stato pubblicizzato in modi molto particolari. Per celebrare il cambio tra l'era Eisei e l'era Reiwa in Giappone, la Nintendo ha rilasciato un breve trailer di Mario Maker 2. Il Giappone passa da un'era ad un'altra quando sale al potere un nuovo imperatore, e questo video fa riferimento a queste transizioni utilizzando gli stili dei livelli di Mario Maker 2. Il video inizia mostrando il tema di Super Mario Bros., visto che il gioco originale è uscito durante l'era Showa. Il video mostra poi il tema di Super Mario World, rilasciato durante l'era Heisei, per poi concludere con lo stile di Super Mario 3D World, probabilmente perché si tratta dello stile più recente aggiunto a Super Mario Maker 2. Il 17 luglio del 2019, la Nintendo ha collaborato con la Southwest Airlines per promuovere Super Mario Maker 2 su un volo verso San Diego durante il periodo del Comic-Con di San Diego. Durante il volo, ai passeggeri è stata proposta una sfida: cercare di completare un livello creato per l'occasione, chiamato Southwest Super Sky Challenge. Ai passeggeri è poi stato detto che un vincitore avrebbe ricevuto una Nintendo Switch, una copia di Mario Maker 2 ed una carta regalo della Southwest da $500. Ciononostante, le due compagnie hanno poi sorpreso tutti, donando a tutti i passeggeri del volo una Nintendo Switch. Certo, Super Mario Maker 2 comprende molte feature non comprese nel primo Super Mario Maker, ma oltre a queste, il gioco ha aggiunto nuovi glitch e nuovi bug che non erano assolutamente presenti nella prima versione. Ad esempio, se in un livello creato dal giocatore si raccoglie un power-up mentre si entra in una porta, per poi essere colpiti appena si esce dall'altro lato di quest'ultima, il tempo si fermerà. In questo stato, non solo il timer si ferma, ma anche l'AI dei nemici e la loro fisica si bloccheranno e smetteranno di funzionare. Inoltre, nulla può ferire o uccidere il giocatore. L'unico problema è che in questo stato non solo non possiamo muoverci, ma nulla è interagibile. Anche la fine del livello, che diventa quindi non completabile e non pubblicabile. Esiste un altro interessante glitch simile a questo che influenza anch'esso la fine del livello. Se il giocatore raccoglie un power-up mentre entra in una porta, per poi sbucare direttamente sull'asta di fine livello, il livello finirà, ma il giocatore potrà muoversi liberamente per un po' di tempo. In casi come questo è possibile andarsene in giro per circa 20 secondi, dopodiché il livello si concluderà come di consueto. È inoltre possibile superare alcuni limiti del gioco grazie a delle sviste degli sviluppatori. Il gioco impone dei limiti riguardante quanti oggetti possono esserci in un livello, ad esempio quanti tubi che contengono monete. Arrivati ad un certo punto, infatti, il gioco impedirà al giocatore di mettere altre monete nei tubi. Peccato sia possibile copiare direttamente un tubo con una moneta dentro, superando il limite. Ciononostante, facendo così e provando a salvare il livello, il gioco ci informerà che è corrotto ed il livello verrà poi eliminato. Esiste poi un glitch che è stato descritto da alcuni come il più bizzarro del gioco.
Per poterlo eseguire bisogna prima di tutto posizionare 99 blocchi su delle rotaie, per poi posizionare un grosso Twomp, anch'esso su delle rotaie. Dopodiché va rimossa la rotaia del Twomp, per poi premere il pulsante Annulla. Il gioco adesso crederà che il Twomp sia ancora su una rotaia, anche se non lo è. A questo punto bisogna eliminare tutti gli altri 99 blocchi creati prima e copiare il nostro Twomp 35 volte sempre nello stesso punto. Questo creerà ciò che viene chiamato un buco nero. Gli oggetti si comportano in modo molto strano quando interagiscono con il buco nero. È possibile ad esempio sovrapporre in quel punto oggetti che non potrebbero essere sovrapposti, come i tubi. Questo glitch può avere dei risultati molto interessanti, come questo semicerchio di palle di fuoco. Purtroppo però, come i livelli che superano i limiti degli oggetti, il gioco valuta questo tipo di livello come corrotto e non pubblicabile. Bene, anche per questo Didieron Gaming è tutto, ma ne arriveranno presto di nuovi, il venerdì alle 15.30, quindi per non perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale e soprattutto visitate il canale originale Didieron Gaming. E no, non vi do il permesso di memarvi perché è colpa vostra. Cioè, per l'amor di Dio, è vero, era Ferragosto e sono stato bello in piscina, spracatissimo, tranquillissimo a fare la carta del 4 di bastoni che galleggia nell'acqua, ma è colpa vostra perché voi mi chiedete di fare queste cose belle, io poi voglio farle e c'ho un video che sta slittando da 2 settimane che non esce mai, perché ogni volta voglio fare sempre uscire questi video perché sono video un po' più caldi che rischio che poi non posso più farli uscire, quindi li faccio uscire subito. Comunque, detto questo, niente, vi ricordo come al solito ci sono link in descrizione, cose, mazzi, tutto quanto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, commenti, like e dislike. Noi ci vediamo mercoledì con un'altra live dove probabilmente ci mineremo fortissimo e venerdì con un altro video che spero questa volta sia sto benedetto video che sto facendo slittare da 2 settimane, tipo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e me vado a fare la doccia, fa caldissimo. Ciao!